Domani è un altro giorno, film di Gabriele Cecconi, regista pratese che è qui con noi, ben ritrovato. Grazie. Andiamo a illustrarvi quindi la storia di questo docufilm che ci mostra cosa accadde a Prato dopo la liberazione. Sì, è vero. Dopo aver raccontato Prato 1944, luci nel buio eppure quando guardo il cielo, ho sentito il bisogno di raccontare anche quel che accadde a Prato dopo la liberazione e quindi la ricostruzione delle fabbriche. Una cosa importante, le fabbriche erano quasi completamente distrutte, quindi c'era da ricostruire la città, le vie, le scuole, le chiese, le fabbriche soprattutto. E quindi io racconto come si organizzò anche il movimento operaio e sindacale a Prato, perché il contributo degli operai pratesi alla ricostruzione della città è stato fondamentale, non soltanto nel momento in cui i tedeschi volevano rompere telai e portarli via per portarli in Germania. Gli operai pratesi nascosero i telai e li smontarono e li nascosero a volte nelle chiese, nelle sacrestie, nelle scuole, nei sottosuoli ad esempio dell'ospedale. Quindi un ruolo importante prima, ma anche nel momento della ricostruzione il ruolo degli operai pratesi insieme naturalmente a quello degli imprenditori è stato fondamentale, perché ad esempio cominciarono a nascere le prime cooperative. Questo film lo ha fortemente voluto la Coop, ad esempio, perché io ho raccontato come nascono le cooperative, perché i generi alimentari erano scarsissimi, i prezzi alle stelle, e allora le cooperative di consumo avevano lo scopo di vendere a un prezzo molto ridotto alle famiglie bisognose alle quali si faceva credito, perché c'era la fame, a quei tempi c'era la fame, c'era il mercato nero, quindi questo ruolo è importante. E poi racconto anche altri episodi. C'è in particolare la figura di Don Lorenzo Milani in dialogo con un imprenditore pratese. Perfetto, bravissima. Allora, io racconto anche un episodio raccontato in Esperienze pastorali, questo libro bellissimo di Don Lorenzo Milani, che in quel momento era cappellano a Calenzano e aveva istituito una scuola serale per i contadini e per gli operai. Ebbene, lui un giorno va da un industriale importante di Prato, Baffi, e gli chiede di assumere un suo giovane operaio che aveva bisogno di essere, come dire, messo in regola per le medicine di cui aveva bisogno la sua famiglia. Ebbene, il Baffi gli dice con una protervia: io lo assumo, ma guai a scioperare, chi sciopera va subito a casa. E Don Milani, tornando a casa, scrive questa meravigliosa pagina di Esperienze pastorali in cui dice appunto che lo sciopero è un diritto fondamentale previsto dalla Costituzione. È una pagina molto bella. E poi la potenza di due donne che si sono battute proprio in quegli anni per far valere sul campo i diritti delle donne, due storie particolari, tutte pratesi. Sì. La nascita dell'UDI, Unione Donne Italiane, che è voluta fortemente da una donna pratese che era Anna Fondi. Anna Fondi è una figura eccezionale pratese, perché è stata fra l'altro anche per tanto tempo assessore ai servizi sociali, si è occupata dell'infanzia dei bambini a Prato in situazioni terribili. Ebbene, Anna Fondi fonda l'UDI a Prato e va nelle case degli operai, soprattutto nel momento in cui ci fu il referendum istituzionale, e quindi bisognava anche aiutare a capire tante donne che erano analfabete come si poteva votare per il referendum istituzionale, monarchia o repubblica. Quindi svolge un ruolo importante per l'emancipazione femminile. E In questo gruppo di Unione Donne Italiane Anna Fondi incontra Cesarina Tortelli, una grandissima donna operaia a Prato, importantissima, perché questa ragazzina che lavorava in fabbrica
si impegna con il sindacato a iniziare una causa per la parità del salario tra uomini e donne. Questa ragazzina verrà licenziata per questo, non troverà lavoro per tantissimi anni perché tutti gli industriali si rifiutano di assumerla, ebbene subisce 3 processi, 2 a Firenze e li perde, ma il più importante in Cassazione lo vince. E quindi se oggi le donne, e ancora questo percorso non è del tutto terminato e completato, ma se le donne hanno un salario uguale o molto simile a quello degli uomini, lo dobbiamo a questa ragazzina di 16 anni che insieme ad Anna Fondi intraprende questa battaglia importantissima. Assolutamente, tutte le donne sì. D'Italia. Possiamo dire quindi 2 antenate che si sono spese per la causa femminile. Certo. Grazie davvero a Gabriele Cecconi. Grazie. Buon a voi. Lavoro e vi lasciamo alla visione di Domani è un altro giorno.